giorno di Focus. Ma che bello si sente l'atmosfera natalizia anche a Focus. Sentite qua gli scolaretti che cantano, clima vacanziero. La festa di Natale a scuola. La festa di Natale a scuola anche nella classe di Focus, quindi benvenuti dai oggi a scuola senza grembiule. Oggi senza grembiule. Però io sono vestito di rosso, eh. E chi se ne frega? No, è perché siamo in tema natalizio. E basta di fare la spocchia anche a Natale. Io non mi vesto da albero e da tubo. E niente compiti per questi giorni. È vero, prof, niente compiti? Se oggi vi comporterete bene, okay, potremo valutare anche questa. Prof, mi scusi, ipotesi. Si può spostare più verso destra, che non la vedo bene? Grazie. Ok. Mi vede meglio? Sì, perché Andrea Polazzi. Se vedo il labiale capisco meglio. Che spocchia, ragazzi. Mamma mia. Brutta puntata. Partiamo subito allora con la scienza. Esatto. Partiamo dalla Cataglyphis bombicina. Sì, ok. Bene. Che no, chiedo solo a qualcuno. Non voglio che vi accavagliate. Chieda a lui, che è sempre quello che sa tutto. Cos'è la Cataglyphis bombicina? No, io voglio un attimo, Non è che voglio scegliere un attimo. A caso no, nel registro. Perché lui la cerca su internet. Nel registro, scendo nel registro. Scusi, però puoi dirlo. Scusi, se scende io sono l'ultimo in ordine alfabetico. Scusate, stavo controllando l'email nel frattempo. La Cataglyphis bombicina è una farfalla obesa. Bombicina è una pianta grassa. Ma no, ragazzi, dai. Ora se tu dici che è una formica, vengo di là e ti do un pugno in testa. Ragazzi, è una formica. Vabbè. Era facile. È la formica più veloce. È la formica più veloce. Infatti vive nel... sul ghiaccio, Caucaso. Nel futuro, perché viaggia nel tempo. Nel futuro. Nel su una DeLorean. Esatto, a 88.8 miglia orarie. Pensate, un team l'ha cronometrata. 0,855 metri al secondo. Ma va pianissimo. Ma 108 volte la lunghezza del suo corpo. Ma che lei si vergogna. Lei 108 volte la lunghezza del suo corpo. Ma certo. Non è il record. Anche in orizzontale a volte. Fa meglio un acaro della California. Fa 377 volte il suo corpo. Però è anche più di un'auto magari di Formula 1. Ah, ok. Sì, addirittura. Che brava la Cataglyphis bombicina. Bombicina. Ma un nome più normale, tipo formica veloce? Sì, oppure Giuseppa. Tipico nome da formica. Okay. La formica che corre nella steppa. Malattie strane. Malattie strane. Malattie strane. Povia, ad esempio, è una malattia strana. Ubriachi, ma per colpa dei propri batteri. Ah, perché fermentano a forza di non lavarsi? Alcolisti che mentono a se stessi. Sembrerebbe il caso di due uomini le cui storie sono state riportate da autorevoli riviste scientifiche. Ok, uno sono io e l'altro. Cell chi è dei due? Scusi, chi? Non ho capito. Cell Metabolism. Cell Metabolism. Ma Cell è il nome o il cognome? È il signor Metabolismo. BMJ Open Gastroenterology. Certo, una delle mie preferite. Il primo è un 27enne cinese. Sì. Si presentava al lavoro e a casa ubriaco. Ciao, cara. Nonostante giurasse di non aver toccato. No. Allora diceva ciao, cara. Diceva ciao, cala. Cala. Ciao, cala. Nonostante giurasse di non aver toccato alcolici, facendo così infuriare tutti. E chi ci crede? L'altro che non ho bevuto. Non ho bevuto. È uno statunitense di 40 anni che era stato arrestato per ubriachezza anche se si professava astemio. Molca molesta, tra l'altro. Ma è il coso per sciacquare. E cosa è successo? Denti, Il contorio. Si tratta di esempi della rara sindrome della fermentazione intestinale. Mamma mia, ragazzi. Che brutte cose. Sotto Natale. Scusi, professore, ma è Natale. Dove parlare della fermentazione intestinale? Pensa se qualcuno passa tutto il cenone di Natale o quello di Capodanno senza mai toccare un alcolico, poi esce, lo fermano e zac, multa. Sì, perché ha la fermentazione intestinale. E lui può spiegare agli agenti che soffre di fermentazione intestinale. Ah, quindi stiamo facendo un servizio ai nostri ascoltatori. Sì, soffro di fermentazione. Infatti i due, dopo alcune cure con antibiotici, avevano alterato il proprio microbiota intestinale. Come state voi a microbiota? Il microbiota è proprio... Sì, sì.
così tanto da permettere l'insediamento nel colon di lieviti e batteri in grado di convertire i carboidrati del cibo in alcol, come avviene nella fermentazione di birra, certo, e vino. Facevano la birra praticamente. Si autodistillavano. Io non la berrei mai. Non neanch'io. Dopo i pasti autoproducevano abbastanza alcol da essere alticce, nel caso del cinese anche da subire danni al fegato, poveretto. Poraccio. Che incubo. Per fortuna è bastata una cura per eliminare il birrificio della loro pancia. Oh, molto bene, okay. bene. Volete già fermarvi? Che birra di queste... Ma aveva... quindi no, avevano anche avanti. Il gorgogliatore? Sì, sì, c'era la serpentina con il distillatore. Bene. Secondo uno studio dell'Università della Georgia, pubblicato sul Journal of School Health. Ma la cantante Georgia? No, quella del cartone animato. On Georgia, my mind. Dolce Georgia. Era quella che rimaneva sempre on my mind, Georgia. Essere single durante l'adolescenza non pregiudicherebbe le relazioni sociali, anzi, le migliorerebbe. Questa è una delle cose più false che abbia mai sentito. La maggior parte degli adolescenti ha già avuto una qualche esperienza amorosa tra i 15 e i 17 anni. Questo lo spiega Brooke Douglas. Ah, beh, allora ne ha di anni? Non lo dico. 16. Beh, vabbè. E prosegue anche. Prosegue Brooke Douglas. Molti esperti ritengono che si tratti di ciò che viene definito comportamento normativo, ossia che fa parte del normale sviluppo psicologico di un ragazzo di quell'età. Sì, ovviamente. Sì. In contrapposizione a questa idea, molto condivisa, Douglas ha deciso di studiare il comportamento dei ragazzi che apparentemente uscivano da questa norma, cioè non intrattenevano relazioni sentimentali con coetanei. Douglas e la sua coautrice, Pamela... Douglas... Anderson. Si parla di quelle. Io la farei un sedicenne avrebbe detto Anderson. Una ricerca con Pamela Anderson. Ragione. Pamela Orpinas. Orpinas. Mi piace. Era meglio Anderson. Hanno preso in esame i dati raccolti durante uno studio del 2013 che aveva coinvolto giovani dagli 11 ai 18 anni. Ogni primavera i ragazzi dovevano indicare. Si ingrifavano come dei muffloni. I ragazzi dovevano indicare Natale, se erano usciti Rossini. O meno con qualcuno, segnalando eventuali relazioni positive con amici, famiglia e compagni di scuola. O sintomi di depressione. Ai loro insegnanti spettava poi il compito di compilare dei questionari sul comportamento. Mentre le autovalutazioni dei ragazzi relativamente alle abilità sociali non differivano di molto tra singole e impegnati, invece gli insegnanti hanno riconosciuto doti relazionali di leadership notevolmente maggiori ai primi. Cioè quelli che avevano comunque avuto degli appuntamenti. Mentre gli innamorati sarebbero più inclini a soffrire di depressione. Eh beh certo, soprattutto se non sono corrisposti. Capito? Ho capito. Io volevo ricordarla che a quell'età lì e noi eravamo in classe insieme, per cui io so quello che faceva lei e lei sa quello che facevo io. Ma allora ci racconti, Alberici, qualche... Adesso ve lo racconto fuori onda, cosa faceva il professor Polazzi a 16 anni. Ecco. Con cosa sarà allietata questa pausa? Allora, visto che siamo nella puntata di Natale, auguri. Perché fai gestacci e cose? Devo dire cose? No, volevo dire io una cosa al professore. Dimmi. Che noi abbiamo una chat degli alunni della classe. Ah, ok. Una chat della nuova classe e spesso però Alberici e Rossini scrivono delle cose contro di lei. Ma allora non è vero, prof, penso proprio di uscire durante la pausa chat. Mi può ma far perché vedere. Ma non e è volevo vero. Chiedere se per caso c'è una chat dei professori dove mi piacerebbe essere l'aggiungerò inserito. Subito sì, lo trovo come Matteo Iscariota. Non è vero, io non mi permetterei mai di dire di scrivere delle cose anche perché non so scrivere. Purtroppo ha un alibi. Io non so nulla, non so scrivere, quindi purtroppo non posso. Quindi adesso abbiamo un'altra notizia al volo. Facciamo un'altra notizia breve, perché breve, abbiamo un po' breve, di tempo breve e poi mettiamo un disco. Ma breve, così mi prendete un po'. Ma in... al volo. Non c'è una volo. Bombicina qualunque di esatto. cui parlare? Giriamo pagina a caso. Giriamo delle pagine a caso? Sì. I biberon della preistoria? No, e cos'erano dei muffloni? Erano fatti con zanne di mammut. Dall'ultimo numero di Focus. Ciao, ecco, vedi... Gli oggetti trovati nei siti archeologici ci aprono una finestra. Oh, sul passato. Apriamola questa finestra. Armi di guerrieri. Che c'è bisogno. Coppe per antichi banchetti. Sì, gioielli di nobili. Ma dalla preistoria ci sono arrivati oggetti che raccontano una storia familiare. Oh. I biberon usati per allattare i bambini. Sono ben diversi da quelli di oggi. Sono infatti recipienti d'argilla abbastanza piccoli per le mani di un bimbo con un beccuccio da cui succhiare il latte. Oh, che beccuccio! Cos'era fatto questo beccuccio? Uno studio della University of Bristol
ha provato che non si tratta di contenitori generici, ma proprio di biberon. E ha scoperto all'interno tracce di latte animale. Che interessante. Sono stati trovati recipienti di questo tipo anche 7000 anni fa. Addirittura. Quindi pensa, c'erano bambini anche 7000 anni fa. Beh, questo ci dice tanto. La scienza ci dice veramente tanto. Non finiremo mai di stupirci. Bene, allora, visto che è Natale, torniamo al 1981 con una canzone ben augurante per tutti. Il grandissimo e indimenticato Paolo Barabani, che ritroviamo con la sua Buon Natale. Eccola. Buon Natale, perché sia quello buono e ti porti un sorriso e la gioia di un dono. Sotto l'albero stanco di frutta e di mele, vorrei tanto ci fossi anche tu. Ragazzi, Natale, la cultura musicale manca in questo studio, in questa classe. Paolo Barabani, 1981, una delle sue canzoni più famose, insieme a Oppo Pop Somarello, del resto. Trotta il mondo è bello. Ragazzi, vogliamo scherzare. Benissimo, e dopo questa... Come Barabani c'è solo Barabani. Certo, eh. Come Barabani solo Barabani, quando dobbiamo si chiama stare carta sempre insieme. Vigili. Sì. Benissimo, professore, continui. Torniamo alle cose serie. Qual è la strategia migliore per cercare parcheggio? Zombie! Ho detto che c'era il coro di Natale, però. Vabbè, non è questa. La strategia migliore per cercare parcheggio è provarci a caso e vedere... Meglio accontentarsi del primo spazio vuoto o arrivare più possibile vicino alla meta, salvo poi fare un altro giro del quartiere se il posto non si trova. Io mi accontento del primo spazio vuoto. Io no, faccio un altro giro. È il quesito che molti innervositi cittadini si pongono ogni giorno. Ma va conosciuta la zona o questo vale per tutti i parcheggi? Vale per tutti. Sempre. Una regola generale. Vai. Sì. È stato affrontato questo quindi quesito, è una regola dietro la collina con precisione matematica dai fisici dove ci sta la notte Crooker assassino dai matematici dai fisici Paul Kaprivsky Paul Kaprivsky e Sidney Redner pensavo Capro Polanski il primo della Università di Boston il secondo della del Santa Fe Institute hanno simulato al computer un parcheggio con una singola fila di posti che va dall'entrata alla destinazione finale, in cui le auto entrano, parcheggiano e se ne vanno in modo casuale, e hanno confrontato tre strategie. Una, mite, in cui il guidatore si accontenta di un posto vicino all'entrata. Così, quello che si accontenta ci sta. Una, ottimista, in cui va fino a casa e poi torna indietro se non trova un posto proprio lì sotto. Si sa che fine fanno gli ottimisti. È una prudente in cui non prende il primo posto libero, ma si ferma comunque prima della meta. Ma non c'è invece quella aggressiva, andare contro le altre auto finché qualcuno non le sa. Infilarsi tra gli interstizi delle due autovetture. Sembra semplice, ma per creare la simulazione hanno dovuto usare strumenti matematici raffinati. Addirittura. Come ad esempio dei righelli. Poi hanno confrontato l'efficienza delle tre strategie, cercando quella che minimizza sia il tempo passato a guidare sia la distanza percorsa a piedi. Sì. La strategia mite è stata devastante, vincente, la peggiore. No. Vedi che io perché non so lascia fare vuoti molti posti vicino alla casa e costringe a lunghe camminate. La strategia ottimista porta sempre a trovare il posto più vicino a casa, ma in media il tempo passato a tornare indietro dopo il primo tentativo annulla il beneficio. Esatto. E quindi la virtù sta nel mezzo. Vedi un po' una cosa che in latino si dice in media stat virtus. Sapevo di che fastidio anche lui veramente. Ho risposto a una domanda perché si avvicina alla fine del quadrimestre e quindi vogliono i voti buoni. Non sono mica fastidioso come quell'altro che fa proprio il lecchino. Mamma. Cioè io ho risposto a una domanda. No? E adesso parliamo dello snow tang. Oh, finalmente. Che è qualcosa che ha a che fare con la neve. Esatto. Tang. Lo prendo. Tang o rest. Grazie. Tang puro rest. Grazie. Cioè passare della neve a un amico. Tang snow. Snow tang. Provo a spiegare qualche elemento in più. Ci dica qualche elemento. È un... progetto che è stato tra l'altro pubblicato su Nano Energy. Da Richard Kahner. Una rivista molto piccola. Richard Kahner. Pensavo fosse fantasy come rivista, cioè come fanno l'energia i nani delle montagne. Cioè Elfo Energy. Esatto. Quindi adesso vi ho dato qualche input in più. Mi sapete dire questo progetto cosa permette di fare? Sì. Scegliamo una persona allora è un progetto che prevede di svuotare i WC senza capovolgerli. Perché lei lo capovolge per solitamente così tipo Dolly secondo me invece serve per creare dell'energia attraverso la neve che si scioglie. Bravo. No,
ho visto che guardava nel suo quaderno degli appunti. Questo strumento, questa è l'intelligenza. Questo strumento sfrutta la carica positiva della neve. Corrotti, pagati dall'avvocato Agnelli. Corrotti. Cioè la presenza di più protoni che elettroni, diversamente dal disco dello stesso Snow Ten. Non faccia il bullo lei! Che invece è dotato di carica negativa. Quando i due materiali vengono a contatto, per esempio durante una passeggiata, si verifica l'effetto, dottor Alberici, che lei definiva qualche istante fa. No, quell'effetto lì proprio. Tribo elettrico. Quello che fa tribolare. Sì. Cioè un trasferimento di cariche elettriche e quindi una produzione di tensione che mediante un semplice cavo di rame può essere trasferita ad un generatore di corrente immagazzinata e riutilizzata. Ma basta dire, Polazzi. Professore, che voto mi dà? Un bel 7. In condotta. Io non ho bisogno di fare queste. Di usare questi mezzucci perché poi recupero con l'interrogazione l'ultima prima del quadrimedaglia. Fine del quadrimedaglia. Ti fa interrogare all'ultimo. Vado su, volontario! La prossima volta! Ecco! E invece adesso verrà volontario. Chi mente di più al medico? Rossini. Chi mente di più al medico? Il paziente. Beh, di solito sì. È arrivato un mister acqua calda. Una nazionalità. Ok. I tedeschi, per me i tedeschi mentono spudoratamente al medico. A me i francesi, questa storia che non hanno il bidet. I turchi. Mi puzza. Gli italiani. Quando si tratta di dichiarare il proprio stato di salute, sono il popolo più ottimista. Tendono a non confessare alcuni piccoli malanni. Sto bene! Io sono ipocondriaco e abbasso la media di tutti. È il risultato di un'indagine condotta dallo LIASA, un istituto internazionale di ricerca economica e sociale, su dati provenienti da 19 paesi europei. A un campione di circa 100.000 europei sopra i 50 anni è stato chiesto di rispondere a un questionario sulla propria salute. Sì. Poi però i ricercatori hanno verificato se le dichiarazioni erano esatte con una visita medica. Cioè la gente credeva di stare bene, poi hanno fatto l'analisi, hanno trovato di tutto. E con gli italiani si è avuto un gran numero di discrepanze. Quindi siamo ottimisti. Quando i ricercatori chiedevano se avessero problemi ad alzarsi da una sedia, solo il 19,4% ammetteva di avere questa difficoltà. Poi i medici dicevano loro di sedersi e rialzarsi, e le persone che mostravano problemi erano in realtà quasi il 25%. Ah, però! Bello! Dobbiamo essere più bravi quando andiamo dal medico. Benissimo, abbiamo finito. Abbiamo finito. Allora, ragazzi, guarda, questa è l'ultima puntata prima di Natale. Per cui, tanti auguri a tutti i nostri telespettatori e ascoltatori. Tanti auguri al professore. Il suo regalo è già pronto. Professore, io lo porto a casa il regalino. Vi siete messi d'accordo per il coro? Pensavo chiudeste cantando tutti insieme qualcosa di natalizio. Abbiamo già cantato Buon Natale pochi minuti fa. Beh, potremmo finire così con una versione a cappella di Buon Natale. Prego, via. Prego. Buon Natale. Mezzogiorno di Focus.